Giornata d'esordio della quinta edizione della Lude Cup, il torneo di basket riservato alle squadre maschili under 14 e dedicato, come dice lo stesso nome, a Luca, un giocatore di basket scomparso appunto mentre si recava a giocare. È un torneo giocato da squadre importanti a livello nazionale e internazionale, tra le quali, per citarne alcune, la Menzana Siena, Pesaro Cantù, la Virtus Roma. Per completare il quadro delle squadre che partecipano a questa edizione, la Don Bosco Livorno, Cremona, Moncalieri e Pontedera. Il torneo si giocherà da oggi, 27 di dicembre, fino al 29. 27 e 28 si giocherà a Porcari nei due palazzetti locali, il 29 la finalissima al Palaterme di Montecatini. È un evento che sta prendendo importanza, come hai detto, e sta riuscendo molto bene. Fino ad oggi abbiamo avuto un bel riscontro da parte di tutti, da parte degli allenatori, degli addetti ai lavori, siamo riconosciuti a livello della federazione, quindi è un bel traguardo e siamo contenti di questa cosa qui. Siamo contenti perché ci mettiamo tanto entusiasmo e tanto impegno, sia noi, sia ragazzi, tutti. Senti, un torneo che ovviamente è dedicato a Luca. Il torneo è fatto in questo modo proprio perché è dedicato a Luca, perché tutto quello che sarebbe piaciuto a Luca noi lo rimettiamo nel fare questo torneo, quindi tutto dall'organizzazione, dai dettagli, dalle singole cose, tutto quello che sarebbe piaciuto a lui noi lo riversiamo in questi ragazzi, perché questi ragazzi possono avere un'esperienza così forte, così calorosa anche da parte nostra, un'accoglienza così che gli possa rimanere sempre nel cuore anche quando poi saranno dei ragazzi, delle persone mature che si ricorderanno questo torneo. Se riusciamo a fare questo, per noi è la cosa migliore che si possa fare. Sì, è un torneo di livello nazionale, quindi ogni annata ci sono sempre squadre molto competitive a livello under 14, quindi anche quest'anno interessava capire le diverse compagini che avrebbero giocato il torneo, come al solito di altissimo livello. Marco e Patrizia anche per quest'anno hanno veramente messo insieme un gruppo di squadre che faranno veramente divertire gli appassionati e soprattutto dare già un'indicazione su quelle che saranno le squadre più forti di quest'annata nella categoria.